gli occhiali davanti perché nella mano quando fa le domande, dopo lui viene il Signore qua. Poi Anna, dopo il Signore viene tu. Allora, la domanda è tutta al sindaco, all'amministrazione comunale. La questione 1, la prima domanda è. Allora, se mi lascia parlare. Allora, la domanda è, c'è la possibilità di recesso? E nel caso di possibilità di recesso, qual è la penale prevista? Mi puoi rispondere? Dall'affidamento del servizio. Io dico, se la prossima si decide che invece non ci va più bene a quei tutti SPCA o la prossima amministrazione dice che vuole fare diversamente, qual è la penale da pagare? C'è una penale? Io dico, c'è una penale? Se c'è, quant'è? Ma è normale, ma se non va bene il servizio, è normale che tu puoi uscire. E qual è la penale? C'è una penale? Qual è? Se c'è una penale, no, ma lo deve dire lei, non mi serve il privato. Ma mi scusi, ma giù, sentite, ma no, ma mi scusi, ma è in albero, però. Sì, la però non è incazzata. Ma perché no? Ma non lo sì. Però posso dire che, scusate, ma se l'amministrazione comunale sta per affidare il servizio dell'acqua ad un privato, cioè dovrebbe sapere una delle persone. Non è un privato, Madonna, ad un altro soggetto, mettiamola così, non lo voglio nemmeno definire, ad un consorzio misto pubblico-privato in cui 51% è pubblico e 49% è privato. Io le ho fatto una domanda proprio semplice, c'è questa possibilità? C'è una penale e se c'è che per quanto è? Il recesso è automatico. No, il sindaco. Io voglio chiedere alla sindaca. Il pappagallo. Quanto è? La penale è quanto? Non c'è penale. Se domani mattina l'amministrazione decide di cambiare, non c'è penale. Ok, e questa è la prima cosa. La seconda domanda, che invece è un po' più complessiva. Allora, voi avete fatto questa scelta. Avete portato delle motivazioni di carattere economico-contabile. Del ministero, non da lui, avete detto che siamo costretti, siamo proprio di gestione, equilibrio di bilancio. Allora, la questione di fondo, la senza che la questione è siamo costretti perché la legge di bilancio, tutta una serie di questioni ci obbligano ad affidare il servizio ad acquedotti e la questione è noi, i comitati, i cittadini, varie forze del paese, della regione, tutto vi stanno dicendo guardate. Voi avete fatto uno studio di fattibilità, l'avvocatura del comune, non so, l'ufficio tecnico, ha guardato la norma, ha visto che c'era questo obbligo, forse l'abbiamo fatto e quindi lo stiamo facendo. Noi vi stiamo dicendo, non è così. Voi ci dite invece è così. Possiamo fare un tavolo in cui con i nostri avvocati, i vostri avvocati, ci sediamo e diciamo è così o non è così. E sulla base di quello si decide come procede. Per fare questo chiaramente bisognerebbe ritirare prima la delibera. Ma io la sfido ulteriormente tra oggi e il prossimo Consiglio Comunale. Facciamo questo tavolo e se al tavolo esce fuori che c'è un'altra possibilità, voi politicamente potete fare altre scelte, però se c'è questa possibilità, a quel punto si avvia un percorso per cui tutti i percorsi, diciamo due, tre, quante ce ne possono essere, fanno. Ma perché non la porto? Ma io non sto parlando con lei, guardi, veramente. Ma io non lo so, no! Ma si deve fare un tavolo! Ma non si lavora così! Ma non è così! Si fa un tavolo di lavoro, si confronta! Allora, ti vai a invitare col tuo bimbo? Noi diciamo che c'è l'azienda speciale, porta la proposta! Se noi le dimostriamo che fa... se noi le dimostriamo che l'azienda speciale... Sto facendo una domanda, l'azienda speciale è fattibile, è fattibile, lei è disposto a le faccio la domanda, ritira la delibera di giunta e riapriamo il percorso, gliela portiamo con la fattibilità e lei ritira le la proposta, la domanda è un'altra. Se lei la valuta ed è fattibile, la diciamo la fattibilità, stiamo dicendo la fattibilità è una volta che noi la portiamo, c'è questa fattibilità, voi riaprite portala la mondiale, ma non sono tutti, diciamo la proposta è la valuta. Tra ora e il Consiglio Comunale. Ma tra ora non va, io ti dico anche la risposta. Vabbè, però ci dico la proposta. Ma lei, ma guardi, siamo tutti il tempo di studiare. Al 29 dicembre. Ma se l'ha pubblicato?
Il 18 gennaio è stata pubblicata! 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 E oggi subito va a fare su Parco Comune Marano! Fine oggi, Rossi! Abbiamo votato nel 2011! Abbiamo votato nel 2011! Della mia forza, e se ne fa! Porta la proposta! Giulia, porta la proposta! Porta, ma non... Sì, ma deve... Ma si deve domani revocare, non devono mettere domani... Ma dai, ma si... Facciamo così di comprare, non so come la proposta! Porta! Domani non dovete portare nulla! Però... Gli ero decisi! No, è la proposta! Ma chi dai nulla? Porta la proposta! Porta la proposta!